A poco più di un anno di distanza dall'uscita di Rog Ally, Asus arricchisce la propria lineup di handheld con un nuovo dispositivo che si pone come un vero e proprio refresh dell'originale. La nuova Rog Ally X è infatti una versione potenziata del precedente PC travestito da console, che si presenta come un aggiornamento mid-gen e non come un modello 2.0 a tutti gli effetti. La batteria raddoppiata, l'aumento della RAM, l'aggiunta di una porta USB-C e una serie di migliorie sul fronte del design, dell'ergonomia e della costruzione consentono al prodotto targato ROG di raggiungere un nuovo livello di maturità. Ma a fronte degli 899 € al lancio, questa versione X sarà in grado di soddisfare tutte le aspettative? Seguitemi che proviamo a scoprirlo insieme. Questa che ho tra le mani, come vi dicevo, è ROG Ally X ed è disponibile dal 22 luglio 2024 al prezzo di 900 €. O se volete essere proprio precisi, 899 euro. Una versione, come detto, potenziata della prima Ally, ma il cui cuore pulsante rimane lo stesso AMD Ryzen Z1 Extreme che abbiamo già imparato a conoscere. La CPU Zen 4 della Casa Rossa si porta in dote 8 core e 16 thread, mentre la GPU Radeon basata su RDNA 3 conferma la potenza di calcolo teorica fino a 8,6 teraflops. Il primo grande upgrade rispetto alla versione 2023 arriva dalle memorie. Ally X passa da 16 a 24 GB di RAM, suddivisa in due moduli da 12 GB con la possibilità di assegnarne fino a 16 esclusivi alla scheda video. Lo storage passa da 512 GB a 1 TB, sempre PCI Express 4.0 ma in formato M2 2280. Il drive a stato solido può così essere aggiornato più facilmente, visto che il nuovo formato permette di accedere ad una varietà di opzioni molto più ampia rispetto a quelle concesse dal precedente 2230. Gradite novità anche sul fronte della connettività e delle porte disponibili. ROG Ally X supporta Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e una porta USB Type-C 3.2 Gen 2. A questa si aggiunge poi un'ulteriore porta USB 4.0 con supporto a Thunderbolt 4 e DisplayPort 1.4. Non mancano infine il lettore di schede microSD e l'ingresso jack da 3.5 mm, mentre scompare del tutto l'ingresso XG Mobile per le eGPU. Il secondo upgrade rilevante riguarda però la batteria, che raddoppia passando dai 40 Wh del modello originale agli attuali 80 Wh. La nuova batteria promette inoltre una capacità residua dell'80% dopo 3 anni di utilizzo, rispetto al 70% garantito dalla versione precedente. Supporta poi la ricarica rapida fino a 100 W. In questo modo la ricarica da 0 al 50% avviene in appena 30 minuti, mentre per una ricarica completa ci vogliono circa 90 minuti. I cambiamenti di Ally X non si fermano però all'hardware e anzi coinvolgono soprattutto il design e la costruzione del nuovo handheld. Questa nuova versione è infatti caratterizzata da dimensioni di poco superiori al modello precedente, ma con un peso che sale fino a 678 grammi. Si parla di ben 70 grammi in più che si sentono e sono dovuti quasi esclusivamente alla batteria, che da sola pesa 120 grammi. Questo risultato è stato ottenuto grazie all'implementazione di uno chassis più leggero che passa da 176 a 134 grammi e alla ridistribuzione completa dell'hardware interno. Certo, chi ha scelto ROG Ally proprio per la sua versatilità potrebbe storcere il naso, ma il lavoro di costruzione e rifinitura adottato da Asus per questa versione X porta in dote un'ergonomia e un bilanciamento persino superiori all'originale. Gli angoli inferiori e i manubri sono stati completamente ridisegnati per adattarsi ancora di più alla forma delle mani, conferendo al dispositivo una stabilità più accentuata rispetto al passato. La particolare texture che richiama la scritta ROG distribuita su tutta la superficie a contatto con i palmi aumenta ulteriormente la presa, e la nuova disposizione dei tasti frontali e degli stick risulta ora più naturale. I joystick hanno subito lo stesso trattamento di miglioramento e sono ora dotati dei potenziometri ALPS, con una capacità di rotazione garantita fino a 5 milioni di cicli rispetto ai 2 del modello originale. La forma concava e la texture ruvida permettono alle dita di controllare la direzione con estrema efficacia, il tutto con una risposta molto più precisa grazie alla maggiore rigidità. Gli stick, infine, possono essere sostituiti con i kit di terze parti che saranno prontamente immessi sul mercato.
Anche il D-pad è stato ridisegnato e Ally X può contare su una croce direzionale a 8 vie. I bumper sono stati riposizionati per adattarsi alle nuove dimensioni, mentre i trigger sono stati completamente ridisegnati e offrono adesso una superficie molto più estesa, con una resistenza alla pressione decisamente migliorata. Il cambiamento più grande è stato però riservato ai tasti posteriori, che ora sono molto più allineati alla posizione delle mani e possono essere raggiunti da più dita. La nuova dimensione dei tasti ha poi risolto i problemi di pressione riscontrati con il modello precedente e la personalizzazione dei comandi o la creazione di macro risultano ora molto più agevoli. La griglia di aria e azione posteriore è stata ampliata per permettere un maggiore afflusso d'aria, mentre un'ulteriore griglia è stata posizionata sulla parte superiore del dispositivo, con le ventole che sono state completamente rinnovate per dimensioni e numero di pale. Il tasto di accensione con tanto di lettore di impronte è poi circondato da un sottile anello che permette di individuarne facilmente la posizione, anche se va detto che si finisce spesso per confondersi proprio con il piccolo ingresso per le schede microSD posto nelle vicinanze. Purtroppo rimane inalterato il design del display, ancora circondato da spesse cornici piuttosto anacronistiche che intaccano inevitabilmente la linea generale dell'intero dispositivo. Il display di ROG Ally X è infatti esattamente lo stesso del primo modello. Parliamo di un pannello LCD da 7 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità arriva fino a 500 nits. Lo schermo ancora una volta svolge bene il proprio lavoro, ma la mancanza di un'opzione OLED comincia a farsi sentire su un prodotto mobile. Il comparto sonoro rimane composto da due speaker posti sulla parte frontale del dispositivo, compatibili con Dolby Atmos e con la tecnologia AI Noise Cancellation, in grado di filtrare i rumori di fondo in ingresso e in uscita con discreti risultati. Per testare il ROG Ally X abbiamo utilizzato la nostra consueta combinazione di benchmark sintetici e videogiochi. Ci siamo così affidati a Cinebench 2024 e alla suite 3D Mark, e poi a una serie di giochi come Cyberpunk 2077, Hitman 3 e Returnal, per poi finire con i meno esigenti come Hades 2 e Dredge. Prima di partire coi risultati dei test è però importante fare una serie di distinguo, visto che i profili energetici dell'APU di ROG Ally X sono rimasti invariati nella forma ma non nella sostanza. I preset disponibili sono infatti tre come nella precedente versione: silenzioso, prestazioni e turbo. A cambiare però sono i limiti di potenza erogata dai preset più conservativi, ovvero silenzioso e prestazioni. Il primo prevede ora un assorbimento del SOC fissato a 13 W contro i 10 della prima Ally, mentre il preset prestazioni passa da 15 a 17 W. Un aumento generale permesso dalla maggiore capacità della batteria e dal nuovo design di cui abbiamo parlato poco fa. Per tutti i test noi abbiamo preso come riferimento il profilo energetico prestazioni, il più indicato per bilanciare performance e consumi, confrontando poi i risultati ottenuti con gli altri due profili energetici, turbo e silenzioso. In questo modo abbiamo notato come l'aumento di wattaggio sembra incidere principalmente sulle prestazioni multithread, con uno scarto abbastanza significativo. Spinto al massimo, il Ryzen Z1 Extreme si avvicina ad una CPU laptop di fascia media, ed è un ottimo risultato considerando le dimensioni dell'handheld. Con 3D Mark, tra il preset silenzioso e quello prestazioni lo scarto è abissale, mentre sulla curva alta di wattaggio le prestazioni subiscono un incremento significativo ma meno vertiginoso, caratteristica che conferma il buon bilanciamento generale del profilo mediano. Infine abbiamo provato l'incidenza di AMD FSR sulle prestazioni della macchina. Il Super Sampling della Casa Rossa è infatti una funzionalità imprescindibile per questa categoria di prodotti. Con l'apposito test si ottengono quasi 16 fps medi senza FSR e ben 28 con FSR. Uno scarto del 77% che rimarca l'efficacia della magia targata AMD. Non poteva mancare nemmeno la prova del nuovo SSD 2280. Il nuovo drive allo stato solido migliora rispetto alla versione originale, raggiungendo velocità superiori su tutti i fronti. Al di là dei meri numeri, l'esperienza di gioco reale si è rivelata estremamente soddisfacente. I vantaggi generati dalla nuova distribuzione della potenza energetica, con profili ora più bilanciati e funzionali, consentono a ROG Ally X di dare soddisfazioni anche a wattaggi meno elevati, con la possibilità di scegliere lo scenario migliore in base al contesto. In questo senso diventa poi fondamentale il pacchetto di tecnologie HyperRX di AMD,
integrate nel gestionale di Asus e facilmente raggiungibili anche dal pannello laterale di Armory Crate. Super Sampling, Frame Generation, Anti-Lag e tutte le altre funzionalità sono in grado di migliorare notevolmente le prestazioni dei giochi anche più pesanti. Il miglioramento più importante di ROG Ally X è sicuramente quello relativo alla nuova batteria da 80 Wh, che raddoppia la capacità rispetto al ROG Ally base. A discapito dei numeri, però, una batteria il doppio più grande non sempre significa necessariamente un'autonomia raddoppiata. In questo caso però il miglioramento dell'autonomia è evidente e consente all'handheld di Asus di ergersi finalmente a vero e proprio dispositivo mobile. Persino il profilo turbo da usare con il contagocce nel primo modello diventa ora una possibilità concreta che permette di giocare per più di un'ora e mezzo persino a un titolo pesante come Cyberpunk 2077. Con altri giochi e con il profilo prestazioni si arriva invece facilmente oltre le 2-3 ore di gioco. Mentre se vogliamo limitarci a guardare qualche contenuto multimediale, possiamo farlo per circa 5 ore. Il nuovo sistema di raffreddamento di ROG Ally X permette al dispositivo di mantenere sostanzialmente invariate le temperature rispetto al ROG Ally, nonostante una batteria più grande e un SSD di dimensioni maggiori. Il calore percepito sullo chassis si concentra esclusivamente sulla parte posteriore del dispositivo, nella zona centrale superiore e sul display. Manubri, tasti e in generale tutte le zone esterne più esposte al contatto diretto con le mani rimangono invece a temperatura ambiente. E proprio come la prima versione, anche il ROG Ally X presenta un profilo di rumorosità molto contenuto, anche se leggermente più alto. In tutti i casi però il rumore non risulta fastidioso e l'handheld può essere utilizzato anche con gli speaker a volumi bassi. Come è possibile intuire da questa lunga recensione, ROG Ally X si presenta come un aggiornamento di metà generazione che migliora il prodotto originale su diversi fronti. Il problema però è che non possiamo trascurare l'attuale situazione di mercato. ROG Ally X e il suo Ryzen Z1 arrivano a pochi giorni dal lancio dei nuovi processori mobile di AMD della serie Strix Point, che con tutta probabilità getteranno le basi per un eventuale Ryzen Z2. Il leggero incremento delle prestazioni portato dall'aggiunta di RAM quindi da solo non basta a giustificare un prezzo di lancio di 100 euro superiore a quello di ROG Ally. E le tante piccole ma importanti novità estetiche non risolvono la situazione. È vero, la batteria da 80 Wh consacra ROG Ally X come il primo handheld veramente mobile, ma la concorrenza interna di ROG Ally, che non solo non sarà dismessa ma troverà nuova linfa vitale al prezzo ufficiale di 600 euro, è decisamente troppo forte. Con l'investimento aggiuntivo di 20 euro per un buon power bank, il dispositivo originale non avrebbe nulla da invidiare al nuovo aggiornamento. Insomma, se avete già ROG Ally o addirittura un qualsiasi altro PC handheld, il passaggio a ROG Ally X ha poco senso. Se invece state pensando di comprarne uno, il prezzo della precedente ROG Ally è decisamente più invitante. Insomma, la bontà intrinseca di ROG Ally X è evidente sotto ogni punto di vista. Ma la nuova macchina arriva fuori tempo massimo e non è solo sul mercato. E voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi nessun contenuto targato multiplayer.it. Come sempre qui accanto trovate alcuni consigli che possono interessarvi, mentre a me non resta che ringraziarvi per aver guardato e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.